Se fa gol sarà festa grande. Se non lo fa sarà sfogo Super Saiyan. Fate Sigurd per la Roma. In destra gol. Vince la Roma. Ma non edizione del derby degli youtuber. È stato senza dubbio uno dei derby più belli in assoluto. Forse il più bello, non lo so, ditemelo voi nei commenti. Se non è il più bello, poco ci manca, per la cornice, il tanto pubblico che c'era, l'attesa per questo evento, il primo a porte aperte dopo l'ultimo a porte chiuse, la partita in sé, i tanti gol, i bei gol, le rimonte, quella della Lazio per esempio, i calci di rigore e poi ovviamente le immancabili polemiche, perché alla fine di una partita così tirata anche gli episodi più minuziosi possono cambiare la storia giustamente del match, e quindi via nei commenti con robe allucinanti. Qualcuna l'avete anche letta dal titolo, però ovviamente ci arriviamo con molta calma, perché i commenti non sono soltanto negativi, anzi in realtà è una minoranza come sempre quella di commenti negativi, che spiccano un po' di più, fanno più rumore. Però io devo ringraziarvi, perché ho letto parole al miele davvero da parte di tutti voi per l'organizzazione che avete ritenuto perfetta. Parole al miele da chi era all'evento, a proposito di organizzazione, perché c'è chi mi ha detto: guarda, io l'ho visto tanto su YouTube, ma vederlo qui, viverlo dal vivo è tutta un'altra cosa. E quindi ovviamente per me è un grande onore, vi parlo da organizzatore, da ideatore di questo derby, ma anche da giocatore, da protagonista, da capitano della Roma. Come però ovviamente abbiamo già anticipato e come avete letto dal titolo, questo video sarà utile per rispondere a molti dei vostri commenti, non soltanto negativi, anzi vorrei partire da quelli positivi e prima ancora da quelli dei protagonisti che ci hanno detto la loro, e magari vi racconto anche qualche aneddoto. E poi ci farà compagnia, per quelli un po' più polemici, il capitano della Lazio, vale a dire Gigi, in modo da sentire un po' le due campane. Prima di partire però io vi ricordo sempre di supportare anche questo video con un bel like e poi il canale in generale con un'iscrizione se siete nuovi. Se siete iscritti e non avete ancora attivato la campanellina, fatelo, perché altrimenti non partono le feed, quindi mi raccomando. E poi seguitemi su Instagram per rimanere sempre più in contatto con me, conoscere le date dei derby degli youtuber, delle mie telecronache e del prossimo derby, che sarà quello tra Milan e Inter. In questi giorni vi svelerò la data di registrazione su a Milano. Ma ora, signori, è tempo di prendere il telefono e partire con i primi commenti che leggo, e in particolare con quelli che meritano una menzione speciale, vale a dire dei protagonisti. Per esempio Ivan Grieco, che ci commenta così: chiamatemi Walter Samuel. Ha ragione Ivan, perché ha una storia particolare, nel senso che lui è tifosissimo della Roma, però si è sempre trovato a sacrificarsi a giocare con la Lazio negli altri derby. Pensate che l'ultimo derby doveva giocarlo con la Roma, l'8.0, poi ci fu un'emergenza, Nemos ebbe un problema il giorno stesso, e quindi Ivan, è un problema per te, lui è sempre disponibilissimo, quindi lo ringrazio di cuore. Gioca però per la prima volta con la Roma e la Roma torna a vincere un derby degli youtuber, mancava dalla quarta edizione. E chi ce l'ha fatto vincere questo derby? Sigurd con il rigore decisivo. Lui non si spreca con poemi, questo va detto, però ha fatto tutto in campo. Battere quel rigore è stato decisivo, e soprattutto è stata una responsabilità che lui non voleva prendersi inizialmente, perché lui è molto: se me la sento lo faccio, se non me la sento non lo faccio. Io ricordo, iniziamo a battere i calci di rigore, lui viene da me e mi fa: Fe, io non lo batto, perché non me la sento, quindi battete voi. Ma così, è proprio con nonchalance. Poi, dopo tutto il caos che era successo con il mio calcio di rigore, e quindi l'attimo in cui tocchiamo l'inferno perché abbiamo perso la partita, che dura un attimo vero e proprio, perché poi l'arbitro fa ribattere il rigore, ma ci arriveremo, lo so che non vedete l'ora, e quindi rimaniamo in vita, lui lì dice: vabbè, sai che c'è, ormai il peggio è passato, vado io, adesso me la sento. Infatti viene da me, mi fa: questo lo batto io. E lui è andato sul dischetto, l'ha messa dentro, e poi c'è stato quell'abbraccio meraviglioso che vi lascio qui, che è bello proprio esteticamente, un abbraccio di liberazione per tutto quello che era successo, non soltanto per aver vinto il derby, ma per come poi lo abbiamo vinto. Un'altra menzione doverosa però va ad Akira, Simone Trimarchi. Che giocatore! Una scommessa vinta, Akira, sono contentissimo, perché era il suo primo derby. Lui, come dice nei commenti, è avanti con l'età rispetto a noi, però vi posso assicurare che correva il triplo, quindi questa non so se essere contento per lui o triste per noi che non siamo allenati, ma va bene. Come dice giustamente lui qui, e ci arriveremo dopo anche con Gigi che vi dirà la sua, il succo dell'evento è il divertimento, lo stare insieme, quindi bravo Akira che l'ha evidenziato, bravo soprattutto per la partita che hai fatto. Roma che ha giocato molto in difesa e in ripartenza. Uno che per fermarlo dovevi abbatterlo perennemente era Sespo.
Cespo infatti commenta dicendo: la prossima volta però cercate di non rompermi le gambe, grazie. Cosa che invece abbiamo fatto con grande entusiasmo questa volta, Edo. Un bacione a te e ai tuoi cagnolini. Un intervento non l'avete nemmeno visto voi nel video, perché non l'ho inserito, ma nel primo tempo un'entrataccia mia su di lui, lo stendo proprio, lo falcio, quella è la prima. Poi nel secondo tempo ci penseranno anche Sikwolf e soprattutto Ivan alla fine, poi paratona di Antoine a mettere in calcio d'angolo. Il tutto condito dalla telecronaca professionale. No, non troppo, però ci piaceva anche così perché rispecchiava un pochino il livello di quello che vedevamo in campo, quindi divertimento e un po' di cazzeggio sano dei Pirlas V che commentano il video dicendo: è stato un onore commentare una partita così avvincente e spettacolare. Grazie Fede. Ci vediamo al derby di Milano. E qui, signori, non posso che ricordarvi che il 7 novembre, giorno del mio compleanno, uscirà sul canale Milan-Inter, derby degli youtuber 2.0, l'anno scorso derby folle, in stile questo Lazio-Roma, ma con più gol, 7-7 e poi Milan che ha vinto ai rigori. A giorni su Instagram vi dirò la data precisa di registrazione, quel che è certo è che ci vedremo a Milano e poi su YouTube con il video. Ma adesso, che ho letto un po' di commenti dei protagonisti, voglio leggervi e chiamare in causa anche Gigi, perché ci sono dei commenti... Scusate, anche raffreddore, è perché questo è il karma, me l'avete gufato a me tanto nei commenti dicendo partita ruba che poi succede questo. Ciao ragazzi, un salutone da Gigi, oggi sono qui in compagnia di Federico, che ringrazio per l'invito, per andare a rispondere ad alcuni dei vostri commenti che avete lasciato sotto il video dell'ultimo derby degli youtuber, ovvero 9.0. Per l'occasione mi sono andato a mettere anche la maglia della Lazio. Ecco, allora, visto che Gigi per l'occasione si è messo la maglia della Lazio, io non potevo che, per insomma, andare a rispecchiare l'altra campana, come detto, mettermi la maglia della Roma. E adesso siamo i due capitani. Non so se ci avete fatto caso, ma entrambi viviamo a Roma. Solo che non abbiamo fatto questo video insieme, proprio perché ci sono ancora polemiche sul derby. Cioè lui non vuole vedermi. No, sto scherzando, in realtà siamo molto impegnati entrambi e quindi il video è in questa modalità. Dunque, possiamo partire. Però io, più che andare a cercare il singolo commento, visto che sono tanti e tanti simili, assieme a Gigi risponderò a tre argomenti diversi. Poi magari qualche commento lo vedrete anche a schermo. E i tre argomenti ve li annuncio: sono arbitro, polemiche e rigore, livello generale della partita. Il primo argomento che vorrei trattare è sicuramente quello dell'arbitraggio. Colgo l'occasione per chiedere scusa all'arbitro, dato che in alcune occasioni sono andato a contestare alcune sue scelte in maniera non proprio tranquilla. E vorrei anche dirvi che, a mio avviso, non sono stati neanche così carini tutti quegli insulti che gli sono stati rivolti sotto nei commenti. Dovete comunque considerare che non è facile arbitrare eventi del genere, perché tutti stanno lì per vincere, e fidatevi ragazzi che non è facile da gestire. Era da solo, perché ovviamente non ha collaborato, e sia lui che ovviamente noi, non è che stiamo parlando di professionisti. E non solo può sbagliare, aggiungo, per completare il pensiero di Gigi, che condivido, ma poi vi dico un'altra cosa, può sbagliare lui e possiamo sbagliare noi in campo o in qualsiasi contesto. La differenza qual è, ragazzi? Che noi, essendo personaggi pubblici, siamo abituati o comunque preparati a un determinato trattamento, nel senso che dobbiamo accettare, è un diritto e un dovere, oneri e onori, sia i complimenti che le critiche, e a volte le critiche possono sfociare anche in insulti. Io non la condivido questa cosa, perché poi credo che ognuno debba raccogliere ciò che semina. Io non credo di seminare odio nei miei contenuti, insulti o volgarità, quindi mi piacerebbe che poi quello che semino sia raccolto. Accetto le critiche, un po' meno gli insulti, ma sono comunque preparato. Quello che mi manda fuori di testa è che Matteo in questo caso, Lorenzo nel caso della YouTuber Summer Cup, sono ragazzi normalissimi che si sono offerti di partecipare all'evento, di stare con noi, e non hanno preso un euro. Poi lì in partita io sono stato il primo, e anche Gigi lo ha ammesso, a andare un po' contro l'arbitro, a protestare. Sì, se in clima partita c'è l'agonismo, noi ce l'abbiamo in campo, voi non ce lo potete avere nei commenti. Anche perché io a fine partita, poi la sera stessa, ho scritto a Matteo su Instagram scusandomi per aver forse esagerato in alcuni contesti, e lui ha riconosciuto, tranquillo, quello è il momento. Detto questo, ora non perderò tempo qui a parlare di altri episodi, vi parlerò soltanto di un episodio a livello di arbitraggio. Calcio di rigore. Che tra l'altro è stato l'episodio più discusso proprio nei commenti. Allora, prima di arrivare al rigore io voglio dire una cosa. Questo commento ve lo metto a schermo, mi ha fatto molto ridere. Una cosa tipo: Marconi non vi faceva andare a casa se non vinceva. Ma ho sempre perso. Ma che commento è? Cioè, ma se non avessi mai perso, cioè, pur di non perdere, non mi fa... Ma ho sempre perso. Sempre. Per un derby che vinco,
non ha senso questo commento, anche perché Marconi è lo stesso che la rimette in discussione la partita per la sua buona fede. Parlo di me in terza persona, fa un po' paura come cosa, però perché vi dico questo? Perché torniamo a prima del calcio di rigore, torniamo agli episodi, a chi ci dice partita rubata. Dell'arbitro abbiamo già parlato, quindi si può sbagliare, ed effettivamente io credo che lui abbia sbagliato in un senso e nell'altro. Noi siamo avanti 3-1, la partita fin lì è pulitissima da un punto di vista arbitrale. C'è questo contatto, subito, dopo il gol del 3-1, che porta al calcio di rigore per la Lazio, rigore che riapre la partita e che ne cambia la storia di conseguenza. Il fatto è che l'arbitro non l'aveva neanche assegnato quel calcio di rigore, e io voglio ribadire come sia stato io in quel momento a dire: guarda, secondo me è dentro l'area, quindi dai rigore, dai, poi decidi tu, perché ovviamente l'arbitro sei tu. Non ho mai, specialmente a mio favore, forzato una decisione, e ci arriveremo sul rigore perché poi dal video si vede benissimo questa cosa. Questo è un episodio che comunque ancora desta tante polemiche, perché vi posso assicurare che nei commenti del video ho letto roba tipo il rigore è inesistente, perché c'è anche chi pensa: ok, il contatto inizia dentro, però poi il fallo, che è diverso da contatto, lo sapete bene anche voi, e magari è fuori area. Per me quello è fallo, però non sono un arbitro, quindi non valuto così. Vi dico che secondo me quello era calcio di rigore, ho detto la mia all'arbitro onestamente, quindi già il commento "Marconi se non vince mi manda a casa", non vi manda a casa, non ha senso. Ci sono altri due episodi. Il primo, ho ottenuto conferme anche da parte dell'arbitro, che mi ha detto: guarda, lì effettivamente avete ragione voi, manca un rosso su Matteo Cobianchi, perché Reid lo salta su una palla verticale e il portiere lo abbatte. Lì Reid a porta vuota mette dentro il pallone, quindi la Lazio deve giocare senza portiere per 5 minuti, perché le espulsioni avevamo deciso che sarebbero durate così? Sì, ci deve giocare. E poi c'è un altro episodio, l'ultimo, nel finale, un mio cross, doppia deviazione e tocco di mano, se non sbaglio, proprio di Gigi. Se Gigi non tocca il pallone è calcio d'angolo, abbiamo un'altra occasione, invece non è calcio d'angolo perché lì con il braccio, una parte del corpo che non puoi usare al di là del fatto che te l'ha mandata sul braccio un tuo compagno di squadra e che possa essere involontaria, ma involontaria sta ceppa, perché se il braccio è largo è comunque calcio di rigore, a parer mio, ma fatemi sapere la vostra nei commenti. La Lazio poi riparte in contropiede e per poco non segna il gol del 4-3. Quindi gli episodi ci sono stati da una parte e dall'altra, viviamola serenamente, si può sbagliare. Detto questo, arriviamo ai calci di rigore. Anche qui tutto pulito fino al mio rigore. Ora vi dirò una banalità, perché sono della Lazio, perché giocavo con la Lazio, ma a mio avviso quel rigore non era da ripetere. Io ho rivisto decine di volte sia quello che un altro rigore, e dopo vi farò capire perché voglio parlare di due rigori e non solo di questo. E io, uno dei due piedi del portiere della Lazio, nel momento in cui Federico batte e calcia la palla, è sulla linea, il piede sinistro. Il fotografo Matteo ha anche fotografato il momento in cui il portiere si butta e si vede anche che uno dei due piedi è sulla linea. Non avevo la minima idea di cosa fosse successo, nel senso che io tiro, peraltro un bruttissimo rigore, e Cobianchi para. Per me lì finisce la partita. Io mi dispero, e mi dispero per una frazione di secondo, perché poi l'arbitro dice: no, si ribatte, aveva mosso i piedi. Da quel momento, se ci fate caso, io prendo il pallone, torno sul dischetto e non guardo in faccia a nessuno. Loro protestano, Gigi parla di una foto che onestamente non fa capire nulla, ve la metto a schermo. Però quella foto lì, io anche in quel momento non l'ho voluta guardare per due motivi. Il primo, la concentrazione, perché ho detto: ok, ho sbagliato il primo, adesso pensiamo a tirare il secondo e basta. Secondo motivo, il frame, ragazzi, non è mai una roba adatta per giudicare. Anche perché in questa foto specifica che voi state vedendo qua, io non ho ancora calciato. Sto per calciare, ma non sto colpendo il pallone. È una rincorsa. Matteo ha il piede dietro, poi sposta anche quel piede e si vede chiaramente. E quindi il rigore è da ripetere, cioè chi scrive nei commenti "rigore non è da ripetere" è sbagliato, come concetto è sbagliato. Io all'arbitro l'unica cosa che dico, dopo un quarto d'ora in cui loro guardano la foto, non capiscono, l'arbitro dice: che faccio, si ripete, non si ripete, viene da me: Federico, che faccio? Ah, io lì me lo volevo mangiare, me lo sono anche un po' mangiato, come avete visto, perché dico questa cosa. A me sembra la sua idea, però te devo dire, dai, basta, decidi adesso. Tu sei l'arbitro, tu hai visto meglio di me, tu giudichi, tu decidi, ti prendi la responsabilità. Se l'è presa di ribattere il rigore, quindi possiamo parlare di errore dell'arbitro, non della Roma che ruba la partita, perché non è successo questo. Batte allora Federico, calcio di rigore, gol! E quindi si va ad oltranza. Tocca Giovanni Stramacci.
Nel momento in cui Stramacci colpisce la palla, Antoine con entrambi i piedi, quindi in maniera anche proprio più evidente rispetto magari a quello che aveva fatto il nostro portiere, salta in avanti e supera la riga. Tutto questo prima che Stramacci batta il rigore. E allora, perché quell'altro rigore che magari era un po' più dubbio se far ripetere o no è stato fatto ripetere e quest'altro invece che era proprio palese ci fosse un'irregolarità non è stato fatto ripetere? Quello che vi posso dire io è che è vero. È vero, cioè nel momento in cui io ribatto il rigore per i motivi che abbiamo già elencato e quindi lo ribatto giustamente, anche Giovanni Stramacci doveva ribatterlo il suo di rigore. L'arbitro non ha giudicato questo, quindi torniamo sempre lì, responsabilità dell'arbitro che ha penalizzato un po' la Roma durante la partita, un po' la Lazio durante la partita, ai rigori più la Lazio che la Roma, ma se vogliamo è un errore del direttore di gara, perché io sono d'accordo, sono due rigori identici e vanno ribattuti entrambi per come la vedo io, quindi sì, sono d'accordo, andava ribattuto anche quello di Stramacci. Ma vi dico un'altra cosa, ragazzi, ho letto commenti tipo beh però è rubata perché il rigore di Stramacci anche andava ribattuto, la Lazio aveva vinto. No, perché se Stramacci ribatte il rigore e ipotizziamo che fa gol, comunque deve andare Sikwolf. E poi è tutto da vedere. Ora tratto molto velocemente un altro argomento su cui ho visto un bel po' di commenti. Ma in realtà questi commenti arrivano un po' in tutta questa tipologia di eventi che ci sono, dove magari gli youtuber giocano o altre categorie tipo cantanti eccetera giocano. Ovvero gli insulti perché magari siamo scarsi. Allora, a parte il fatto che questi scrivono che siamo scarsi, io li vorrei andare a vedere a una partitella. Ma comunque, penso che il 100% di noi, e per noi intendo coloro che hanno partecipato al derby degli youtuber, non si alleni così tanto, cioè non è che si alleni tutti i giorni o comunque ha un fisico perfetto, anzi, ultimamente questo arriva pure con una bella panzetta. Quindi, tralasciando questo, io vorrei far concentrare anche qui su un altro aspetto, ovvero che è tutto fatto per divertirci e farvi divertire, e per Federico, che organizza sempre tutto ciò, cercare di portare un contenuto davvero speciale sul suo canale. Non ci dobbiamo concentrare sulla nostra bravura, ragazzi, anche perché altrimenti penso che prenderemmo il tutto un po' più seriamente, ci sarebbero degli allenamenti dietro, ci sarebbe tutta un'altra preparazione. Ma fidatevi che né noi né i giocatori della Roma si preparano così tanto per il derby degli youtuber. Sì, poi sono partite molto concitate, però poi alla fine della fiera anche noi sul gruppo ci scherziamo sul fatto che nessuno di noi abbia più il fisico per fare delle partite del genere. E poi, a dirla tutta, ci sta gente con qualità al derby degli youtuber. Ci sta, mi permetto di dirlo, mi permetto di dirlo. Che dire, ragazzi, Gigi parla, io condivido e non posso che applaudire. Detto questo, signori, io ringrazio Gigi. Io ringrazio ancora Federico, ovviamente, per l'invito. Fateci sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, civilmente, perché ok, gli sfottò, va bene tutto. Però mi raccomando, ragazzi, sempre il massimo rispetto per tutti. E noi ci vediamo al prossimo derby degli youtuber. Volevo che fosse presente anche lui proprio per darvi il suo punto di vista, perché poi è facile, io me la canto e me la suono se faccio un video del genere. Invece, nel caso del rigore, soprattutto, è giusto avere anche il suo punto di vista. Mi raccomando, vi lascio in descrizione il suo canale YouTube, ve lo lascio anche qui sopra nelle schede. Seguitelo e seguiteci anche su Instagram. L'appuntamento ovviamente è a questa settimana con altri video e con la carriera soprattutto. E poi 7 novembre, signori, sempre derby degli youtuber ma all'ombra del Duomo. Un bacione, never give up e alla prossima.